Ciao ragazzi, partiamo dalle brutte notizie. Lo so, sembra strano guardando Dory, ma è così ragazzi. Partiamo dalle brutte notizie, ovvero il fatto che il film Alla ricerca di Dory in Italia uscirà solamente il 14 settembre. Dobbiamo tirare le pinne, gli occhi, il naso e cos'altro possiamo tirare alla Disney, perché non si fa così ragazzi. Cioè il film è uscito già in America a metà giugno e da noi arriverà solamente a settembre. Io non ce la faccio più ad aspettare di andare al cinema. Ancora mi ricordo quando andai a vedere Alla ricerca di Nemo al cinema ragazzi, e mi sono commosso, divertito, riso, praticamente un tuffo di emozioni in un colpo solo ragazzi. Per cui mi aspetto grandi grandi cose nella ricerca di Dory. Non ditemi se avete visto spezzoni eccetera da qualche parte, siete volati in America, siete tornati indietro, siete arrivati qui a commentare questo video. Mi raccomando, non ditemi assolutamente niente nei commenti. Ma c'è una buona notizia, ovvero il fatto che i giochi della ricerca di Dory sono già arrivati anche in Italia, e ringrazio la Giochi Preziosi che mi ha inviato un set, voilà, un set di giochi da provare sia sul campo, cioè su test sul mio pavimento, che su un giorno mi spiegherò perché faccio video sul pavimento ragazzi, ma non lo so, un giorno lo capirò, e anche su acqua. Infatti andremo a provare anche Tai Robofish versione Alla ricerca di Dory. Se vi ricordate, qualche tempo fa su GBR, vi lascio il link qua sotto nelle info, avevo fatto la recensione dei Robofish dell'Azzurro, che in Italia ha portato Giochi Preziosi, ovvero questi pesciolini robot che basta plup inserire nell'acqua e loro incominciano a nuotare proprio come dei pesciolini veri, e l'avevamo visto in azione. Qual è il bello della versione Alla ricerca di Dory? Ma che ci sono i personaggi, e quindi abbiamo Dory e abbiamo Nemo in questo caso, e andremo a provarli direttamente ragazzi in acquario. Ovviamente partiremo adesso dall'unboxing. Qual è la differenza tra questa specie di robot, quindi di pesce robot, e questa specie di Swigglefish, come c'è scritto nella confezione? Lo Swigglefish è un pesce che swiggla, cioè che scorre, cioè che corre, che tipo macchinina, vedete? C'è anche la prova di tata. Se voi quindi andate e lo vedete anche in un negozio eccetera, lo potete provare, ficcare qua il vostro ditone e vedere che in effetti man mano che va avanti, ve lo avvicino qui si vede per bene, vedete la codina di Nemo scodinzola e le pinne spinnano, come si... non lo so, insomma le pinne spinnano ragazzi, e quindi in questo modo si simula il movimento del pesciolino. Ogni personaggio, abbiamo il polpo Hank, abbiamo i protagonisti del film Alla ricerca di Dory, il polpo Polpa, potrei finire di inventarmi dei verbi, e poi abbiamo Destiny, lo squalo, giusto, sì esatto, e poi abbiamo il capodoglio, sì, non vorrei sbagliare con gli animali ragazzi. Ma cosa ho detto ragazzi? Capodoglio e beluga sono due animali ovviamente totalmente diversi. Questo è Belly, il beluga ragazzi, non il capodoglio. Scusate, sono andato un attimo al computer a controllare perché mi è salito un dubbio marino, e in effetti il dubbio marino era vero ragazzi, anche lui come vedete swigla. C'è tutta una collezione di personaggi che comprende anche Marlin, che comprende anche, no, gli altri, Dory, e questi personaggi sono compatibili con, attenzione che arriva, non mi sta ragazzi in questa schermata vuota, in questa inquadratura, quindi lo vedremo tra un po' in quadro più grande. Comprende anche Mr. Ray, eccolo qua, il maestro dell'acqua, cioè il maestro che sta sott'acqua della scuola di Nemo e compagni, che è in grado di portare tutti i personaggi, lo vediamo qua, grazie a un meccanismo magnetico, di portarseli sia sopra in giro che portarseli all'interno, diciamo nella panciona, ed è in grado anche, grazie a due ruote poste qua sotto sul retro, lo vedremo tra un po' in azione, di andare ovviamente in giro tra virgolette per il mare. E andiamo con l'unboxing ragazzi, che non è così semplice, cioè nel senso, credo che siano stati ben ben protetti all'interno della confezione, quindi diciamo che ci vogliono un paio di minuti per toglierli dalla confezione. State molto attenti perché ovviamente sono dei robot e quindi delicati. Le istruzioni ci dicono come cambiare le pile, troviamo tre batterie di quelle piccoline a bottoncione già nella pancia del suo pancino, per cui è pronto a nuotare. E poi troviamo anche le istruzioni, vedete, per andare a costruire una pista, perché già mai che ci sia un acquario di Nemo e di Dory ovviamente, ma c'è una pista che si può acquistare con cui far andare in giro per il mare Nemo e Dory. Questa è Dory vista da vicino, è veramente cartonosa, la resa sia dei colori che delle forme è veramente molto molto precisa. Abbiamo questi due bottoncini neri, pulsantini, in realtà non si schiacciano, sono dei bottoncini neri, che no, non è che i bottoni si schiacciano, sono due cosine nere ragazzi, i pulsanti Dory dove vai al carbonio, che una volta toccati contemporaneamente chiudono il circuito e fanno partire la Dory. Ovviamente lo possiamo fare anche con le nostre dita perché noi umani siamo conduttivi. Avete visto anche le batterie di riserva che sono presenti anche nella confezione di Nemo. Mi raccomando, attenti nell'unboxing perché sono veramente delicati, e Nemo è veramente tenerissimo. Guardate i suoi occhioni, è la cosa più cute che ho vista quest'anno e che ho mai visto in un robottino. Anche lui due sensori, se li tocchiamo contemporaneamente parte la codina, anche questa ragazzi deliziosa, sarà perché è piccolino, sarà per la pinnetta fortunata, sarà per tutto. Nemo è veramente una delizia, mentre Dory è simpaticissimo.
bruttissima. Quindi Dory, mi raccomando, non prendetela. La coda è super morbida. Andiamo a provarli in acquario. Quindi grazie al nonno per averci prestato l'acquario. Ovviamente, ragazzi, non si fa. Scusami Dory se ti metto in acquario, lo so, il cartone mi insegna che non lo devo fare, però l'ho fatto, ragazzi. Scusami immensamente, ma dovevo fare vedere come nuoti, e nuoti veramente alla grande. Allora, Dory ha le dimensioni un po' più importanti, è più grande, guardate i suoi occhi, veramente fantastica. Allora, è simpaticissima. E vi dicevo, le dimensioni sono un po' più grandi di quelle di Nemo, e quando in effetti Dory va contro la parete dell'acquario, la vedi insomma che non è un pesce vero e proprio, perché in effetti i pesci non è che vanno pam diretti contro la parete. Ma per il resto la simulazione è veramente fantastica. Anche quando va in giro per le alghe, eccetera. Che succede se incontra un ostacolo più grande? Allora, dopo un po' il motorino si ferma, giustamente per non sforzarsi, così come il motorino per non consumare eccessive batterie, dopo circa qualche minuto, 3-4 minuti, si va a fermare proprio per evitare un eccessivo consumo delle batterie. Dory, sarà perché più pesante, eccetera, tende un po' meno ad andare verso il fondo e tende un po' più a galleggiare. Guarda i suoi occhi, stupenda ragazzi, ok. Ma non di solo Dory abbiamo come Robofish, ma abbiamo anche Nemo. Flup, eccolo qua, tuffato anche lui. Nemo era una delizia fuori dall'acqua, ma dentro l'acqua ancora più delizioso. Guarda come la codina e va giù in profondità, ragazzi. Sembra realisticamente un pesce vero. Sarà per le dimensioni anche più pesciose rispetto a quelle di Dory, o sarà perché più piccolino, perché più simile a quelle degli altri pesci che ci sono nell'acquario, non lo so. Guardatelo quando nuota, va giù eccetera, fa lo slalom in mezzo alle alghe eccetera, e ha attirato l'attenzione degli altri pesci. Ehi compagno, guardate ragazzi, è arrivato un nuovo pesciolino nell'acquario. Diamogli un'annusata, cioè annusata, non so, quando i pesci vanno lì a fifignarsi, come dico io, eccetera. E anche l'altro, beh, a me non parla, dai, aspetta che vengo io, magari a me dice qualcosa. Non vi ho detto niente, ragazzi, vengo io a salutarlo. Com'è che non ci saluti? Vengo anch'io, dice il pesce neon, e va a salutarlo. Insomma, sembra che gli altri pesci, mentre con Dory non l'hanno praticamente calcolata, poverina, Nemo è stato assolutamente calcolato, è diventato già parte dell'acquario. Insomma, l'avete già capito che starei qua ore a parlarvi di Nemo e Dory nell'acquario. Comunque ragazzi, cosa che comunque nell'acquario non dovrei fare. Partiamo dagli Swigglefish, andiamo a vedere anche gli Swigglefish, e partiamo da Destiny. E gli Swigglefish sono pesci da terra, tra virgolette, ovvero hanno sotto di sé un meccanismo che poi alimenta il movimento della coda oppure delle pinne. Come vedete la differenza tra i due Nemo, lo Swigglefish ha un colore arancione un po' più acceso, una livrea, una forma un po' più tondeggiante, una livrea un po' più, anche questa più tonda, anche se proprio sono veramente gemelli. D'altronde sono Nemi, tutti e due, se si può dire Nemi. Il meccanismo ve lo faccio vedere sotto il pancione del Polpo Paul, così vediamo anche il Polpo Paul qual era? Ah, era quello delle previsioni, credo, delle partite di calcio. Oh mio Dio, ragazzi! E vi dicevo, c'è questo meccanismo che fa funzionare quella che può essere la coda, o nel caso del polpo, quelli che sono i suoi tentacoli. Ma siccome perfettamente dall'alto non si vedono bene i movimenti, prendiamo i quattro ragazzi e li mettiamo su superficie piana, perché in effetti si vede come swiga per bene la coda di Destiny, come swigano per bene i tentacoli del polpo Hank, come swiga per bene Bailey, e come swiga alla grandissima, ragazzi. Anche qua Nemo è una spanna sopra, perché è proprio carino, sia nelle sue pinette che nella sua codina, ragazzi. Ma non solo swigano su terra, perché vi dicevo, l'abbiamo visto prima anche, scusate, ma devono arrivare tutti, giustamente. Io ci sono anch'io, dice Bailey, guardate come faccio con la testa, sì. Poi abbiamo anche Destiny, che forse ha la coda più swiggosa di tutti, anzi decisamente, quella forse ha l'effetto migliore come coda. E poi, ma ragazzi, battete 5 al mio tentacolo, c'è anche Hank ovviamente. E come vi dicevo, di non solo movimento così vanno gli Swiggles, ma possono anche essere integrati all'interno di quello che è Mr. Ray. Quindi andiamo anche all'unboxing, in questo caso molto più semplice, di Mr. Ray, che ha diverse funzioni. È un porta Swiggles, e quindi noi possiamo andare a... Oltre al fatto che va in giro perché ha delle ruote, eccetera, ed è molto fluido, sembra veramente quasi che stia nell'acqua. In effetti la coda è un po' morbidina. Lo apriamo in questo modo, e dentro la sua pancia abbiamo dei case di diversa dimensione per andare a mettere i diversi Swigglefish, perché per esempio ovviamente Destiny è più lunga, quindi la mettiamo in questo case. Nemo è più piccolino, è anche più alto, quindi stanno benissimo proprio lì. E poi rotazione e andiamo in giro. Ma non solo, li possiamo portare proprio come nel cartone anche sopra Mr. Ray, perché avete visto, abbiamo questi cosoni magnetici, chiamiamoli così, che poi interagiscono con l'elemento metallico, che è la ruota che attiva il meccanismo dello Swigglefish. E come vedete è anche bello resistente, cioè io cerco di fare tipo il salto della frittata, oh ragazzi, e ragazzi invece se ne stanno ben appiccicati. E poi eccoci pronti, ragazzi, e possiamo andare in giro con Mr. Ray. Proviamolo anche su ampia superficie, quindi andiamo a provarlo anche all'interno del, ecco, come vi dicevo, possiamo anche, siccome sono
belli resistenti ai contatti magnetici, possiamo anche pensare di aprire e chiudere, poi possiamo cambiare le combinazioni, mandarle in giro, eccetera, di qua di là. Per cui abbiamo fatto un bel giretto per il salotto e anche, diciamo, a un po' più alta velocità, come vedete sono belli stabili e possono andare in giro tranquillamente. Ragazzi, allora, come sempre, noi siamo arrivati alla fine di questo video. Come sempre vi dicevo, se avete info e commenti potete scriverli qui sotto nelle info del video. Un bel pollicione, ragazzi, se anche voi non vedete l'ora di andare a vedere alla ricerca di Dory. Io vi aspetto alla prossima, ragazzi. Ciao ciao, iscrivetevi al canale. Davide.